Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo podcast di Mountainblog Outdoor ed Ambiente. Io sono Jessica Ceotto e oggi mi trovo in compagnia di Stefania Gentili, guida ambientale ed escursionistica, nonché una bravissima fotografa. Buongiorno Stefania. Buongiorno Jessica, buongiorno a tutti. Ti abbiamo invitata a realizzare questo podcast perché hai partecipato attivamente al primo viaggio di Mountainblog Travel, che ricordiamo si è tenuto alle Isole Azzorre proprio pochi giorni fa. Come descriveresti l'esperienza che hai vissuto? Dunque, in una parola direi entusiasmante, ma non in senso semplicistico, anzi ha proprio creato un'onda di entusiasmo in tutte le persone che vi hanno partecipato. Questo è proprio la prima impressione a caldo che mi viene da dire. E l'entusiasmo non è solo quello, diciamo, della gioia di aver vissuto una vacanza, chiamiamola così, ma è piuttosto, secondo me, quello di essere stati calati in un contesto sicuramente naturalisticamente e paesaggisticamente meraviglioso, perché le Azzorre sono anche questo, ma anche in un contesto guidato di esperienze, soprattutto la parola chiave, che hanno portato un po' tutti a in qualche modo fare un po' il punto con loro stessi, con il loro stato di rilassamento, con il loro stato di gioia, appunto, di entusiasmo all'interno di un ambiente, appunto, naturalisticamente parlando, molto primitivo, molto primordiale in qualche modo, che quindi tira fuori proprio il meglio di sé, se così si può dire. Certo. Procediamo per passi. Tu sei un'esperta viaggiatrice e tra l'altro sei anche molto attenta al tema del turismo sostenibile e dell'educazione ambientale. Data questa premessa, quindi, in che modo si inserisce la scelta e, se vuoi, anche la fruizione del contesto delle Azzorre? Le Azzorre, proprio in chiave di sostenibilità, negli ultimi anni si sono dimostrate una destinazione veramente attenta al tema. E l'hanno scelta proprio come, potrei quasi dire, come motto privilegiato e come linea di condotta per tutte le loro scelte turistiche. Infatti, veramente nel lasso degli ultimi 2-4 anni sono aumentate notevolmente le location e quindi gli alloggi e gli hotel, sia di, diciamo, di grande scala che di piccola scala, che dichiarano proprio di essere inseriti all'interno dei circuiti di turismo sostenibile. E circuiti che sono proprio certificati, quindi sia da un punto di vista interno, locale, nazionale, sia addirittura su circuiti europei e internazionali. Quindi proprio all'atto pratico si rivelano una destinazione emergente, ma anche molto forte ormai nel turismo sostenibile, quindi sicuramente molto molto adatta alle nostre richieste, alle nostre esigenze. Oltre al contesto ambientale, a questa necessità, no, di perseguire un turismo sostenibile, la formula del viaggio che Mountainblog Travel ha utilizzato è stata anche quella, in parte l'hai già detto tu, del viaggio esperienziale, che è molto di moda in questi ultimi anni. In che cosa credi che si possa distinguere il viaggio alle Azzorre che hai vissuto? Come dicevo, appunto, la parola chiave è esperienze, anche qui forse anche un po' troppo usata ultimamente, però va presa veramente per il suo senso più vero, nel senso che non si tratta di un viaggio, diciamo così, tradizionale in cui si visita un luogo e si rimane degli spettatori, in qualche modo, del luogo, seppur meraviglioso, bello e coinvolgente. Questo viaggio porta le persone a, come dicevo, proprio a fare un'immersione completa, grazie in questo caso all'ambiente naturale, ma non solo, perché questo veicola poi anche facilmente le relazioni con le persone del luogo, con i locali, quindi poi si crea veramente una splendida catena virtuosa, ma appunto si veicolano le persone alla ricerca di un contatto molto più diretto con loro stessi, che quindi a loro volta gli permette di vivere l'esperienza tangibile del luogo e del viaggio con una condizione decisamente molto più presente. Ricordiamo anche che un elemento distintivo di questo viaggio è stato il metodo HotMind, che noi conosciamo da vicino per il rapporto che ci lega con il suo fondatore Andrea Bianchi. Però come credi che questo metodo abbia, che cosa abbia rappresentato per gli 8 partecipanti del viaggio? E anche qui ritorna un po' la parola chiave, l'entusiasmo che ho visto crescere proprio in quelle giornate, che andava di pari passo proprio con questo senso di
di presenza sempre più forte, quindi il fatto di riuscire a vivere ogni singolo istante, ogni luogo presentato, quindi all'interno di un programma che chiaramente, come tutti i programmi di viaggio, deve seguire un certo tipo di scaletta in qualche modo, però proprio la presenza dei partecipanti nei luoghi, quindi il poter stare in quel luogo sperimentando le pratiche appunto del metodo che hanno a che fare con tanti livelli, quindi sia piccoli esperimenti fisici, pratici, il barefoot, ma anche esperimenti un pochino più sottili, quindi il respiro, l'attenzione all'energia, tutte queste pratiche insieme hanno condotto facilmente appunto i partecipanti a questa gioia veramente di trovarsi presenti in un contesto molto molto forte, molto vivido, in cui gli elementi naturali proprio parlano in maniera decisamente importante. Ci troviamo su isole vulcaniche, a contatto con l'oceano, quindi il connubio direi che è stato veramente molto molto forte, molto giusto. In che modo credi che tutto questo che stai dicendo abbia influito sul gruppo stesso? Cioè, come lo hai visto cambiare? Proprio dall'esperienza dell'osservazione, dell'osservare loro stessi, ma anche me, comunque nel contesto di quei giorni, l'inizio, i primi giorni di viaggio erano sull'onda di quella appunto gioia della vacanza, no? Leggermente più spensierata magari e un pochino meno attenta. Invece proprio nel corso delle giornate si è creato uno spirito di gruppo molto forte, quindi proprio un'energia di gruppo molto, molto sottile, molto forte, anche fatta di magari di piccoli sguardi, di intese tra i partecipanti che si sono sentiti proprio a loro agio. Anche questo è stato un elemento veramente molto, molto bello da osservare, no? Nella sua evoluzione. E poi ecco, queste pratiche a contatto con la natura hanno permesso anche a loro di vivere la natura in maniera diversa. Molti di loro mi hanno raccontato proprio di come queste piccole esperienze di contatto così vivo le porteranno poi anche nella loro vita quotidiana, nella loro casa, diciamo, ordinaria. Per cui il cambiamento è stato proprio relativo a come è stato possibile per loro approcciarsi alla natura, all'ambiente e quindi al contesto in cui in quel momento stavano vivendo il viaggio. E in termini pratici, cosa credi che questo cambi nella quotidianità delle persone? Le pratiche del metodo sono effettivamente conoscibili, sperimentabili, grazie magari a degli operatori esperti, però di fondo comunque sono pratiche molto semplici, quindi avendole sperimentate una volta è facile portare a casa una sorta di piccolo semino, un regalo che ognuno dei partecipanti si fa, sicuramente ognuno di loro in maniera diversa, ognuno di noi in maniera diversa, perché ci sono pratiche in cui ci si può sentire più confidenti, meno confidenti, quindi degli esercizi che magari sono più naturali per alcuni possono esserlo meno per altri, quindi ognuno di noi sicuramente ha portato con sé una di queste pratiche, uno di questi piccoli esperimenti, di queste esperienze, e le ha calate in un contesto quotidiano in cui prendersi veramente pochissimi minuti per se stessi, per ritrovare anche semplicemente la connessione con il proprio respiro, con il luogo in cui si è in quel momento, quindi guardare fuori dalla finestra, rendersi conto dell'ambiente in cui si è, veramente permette di fare un piccolo salto davvero nella quotidianità, quindi in quello che è il tran tran a cui comunque tutti, bene o male, siamo più o meno sottoposti. E se tu dovessi fare un piccolo esercizio introspettivo e dovessi scegliere tra tutte le cose che hai imparato in questo viaggio, quella che più ti ha cambiato, ti ha sorpreso? Questa è una domanda che mi fa, da un lato ti potrei dire infinite cose, proprio perché appunto poi focalizzarsi su una è anche difficile, no? Vista proprio la bellezza, però sicuramente io ho un rapporto privilegiato proprio con l'attenzione al respiro. Ricordarsi che si respira, che sappiamo respirare, e capire come respirare è un dono che veramente poco a poco, mano a mano che si porta veramente la consapevolezza su questo aspetto, mi viene proprio da dire cambiare la vita. Io l'ho visto su di me, l'ho visto in questi giorni che sono stati sicuramente continuativi, quindi 10-11 giorni di costante lavoro ti danno veramente la carica, è come un po' andare in palestra per 10 giorni consecutivi, no? Mm-hmm. E poi tornando a casa, applicandolo anche alla mia vita quotidiana, altre tecniche che sono comunque su cui sono già più confidente,
veramente hanno dato quella piccola carica, quella piccola spinta in più, come dicevo prima, per fare più attenzione, quindi non lasciarsi troppo trascinare dai pensieri, dal fare, dall'ordinario, dal quotidiano, ma trovare proprio quei pochi minuti al giorno in cui semplicemente io ritorno a sentire in quel momento come sto respirando, e basta magari rilassare il respiro che ti si rilassa tutta la vita intorno, quindi è veramente un'ottima soluzione. Ti invito adesso a farci viaggiare un pochino, e quindi di tutti i momenti che hai vissuto durante questo viaggio, uno, il più significativo, qual è stato? Dunque, sicuramente per indole così anche portata a diverse attenzioni sottili agli elementi, c'è un luogo in particolare di quelle isole che a me colpisce sempre, e quindi stavolta ancora di più lo porto proprio nel cuore, che è l'isola di Pico, sormontata da questo altissimo vulcano, questa montagna che poi in questo momento è spenta, è silente, ma in realtà è un vulcano attivo. Le pratiche, quindi gli esercizi, le giornate passate ai piedi di quel vulcano per me sono le più forti, e in particolare scendendo ancora di più proprio nel dettaglio, quindi andando a zoomare un po', il luogo più forte per me è una grotta che si trova proprio ai piedi di quel vulcano, che in realtà non è una grotta come quelle tradizionali a cui noi siamo abituati qui nelle nostre montagne, ma è proprio una sorta di cunicolo scavato dalla lava, un'antichissima eruzione vulcanica di centinaia di anni fa, ha lasciato questo vuoto in qualche modo, quindi la lava ha fatto il suo viaggio, insomma, fluendo verso il mare, ha lasciato questo cunicolo vuoto che appunto è visitabile, si può entrare all'interno di questa grotta, e lì già solo mettere i piedi nudi, ovviamente, in quella terra, che poi in realtà è fuoco liquido, non è nemmeno terra, i piedi di questo grande vulcano, ecco sì, quella sicuramente per me è l'esperienza più forte, che ancora mi fa un po' vibrare nel raccontarla. E in effetti si percepisce questa emozione. Bene, io ti ringrazio Stefania per il tempo e per aver condiviso con noi la tua esperienza. Prima di chiudere, colgo l'occasione per far presente agli ascoltatori che Mountainblog in realtà ha in programma una seconda edizione, e nonostante le date non siano ancora ufficiali, correggimi se sbaglio, Stefania si terrà nel mese di novembre. Giusto? Sì, assolutamente, corretto, sì, corretto. Quindi invito tutti a mantenere alta l'attenzione per aggiudicarsi i pochi posti che ci sono a disposizione. Vi do l'appuntamento per il prossimo podcast e vi ricordo che su Mountainblog potete ascoltare tutti gli interventi dedicati ad outdoor ed ambiente. Alla prossima, grazie. Grazie, arrivederci.